Tu hai nel mondo accademico, diciamo nel mondo che poi ha occupato i vari poteri, hai tutte queste persone inviperite tra di loro che si fanno ancora la guerra su categorie di 40 anni fa, e per cui quello che è lotta continua, quell'altro che era comunista, quell'altro che è massone, e in realtà sono delle guerre tra bande, cioè alla fine muoiono tutti, sono proprio delle correnti nelle correnti, Il clero universitario. Sì, ma diciamo il clero del potere, Sì. maschi bianchi over 70, Sì. cioè composizioni di potere che non vogliono mollare con 10 cariche. Perché guarda che sei No, io sono over 70. Esatto, io stavo guardando te, mi sono girato per dirargli, scusami, nessun riferimento di sguardo, te lo giuro. È proprio una generazione che fa schifo, cioè, nel senso, non tutta ovviamente, perché sono qua con voi e non penso che voi siate parte di quella generazione lì, ma lo dico sul serio. Però una grossa parte dei vostri coetanei fa schifo, cioè proprio obiettivamente maschi. Anche a sinistra, una grossa No, parte dei nostri soprattutto sì. coetanei, No, no, però, cioè nel sì, però noi senso, abbiamo ancora tanti errori da anche nei fare. tuoi. Cioè abbiamo 30 anni di errori da fare. Ma riusciremo a farli Sì, gli li errori? faremo tutti, Ah, sicuramente faremo più grande, schifo di benissimo. loro, ma Io lo mi sono dico. portato avanti No, con io gli errori di cerco di fare un sacco di errori quotidianamente. Però, no, no, ma davvero, però loro a un certo punto, proprio loro che teorizzavano tutta una serie di cose, se vai a vedere, tiri una linea adesso, alcuni, dico un nome su tutti, Enrico De Aglio, che è una persona che stimo tantissimo, hanno fatto il loro percorso e hanno cercato di rimanere coerenti nel loro percorso a quello che hanno sempre un po' pensato. Altri, insomma, i nomi sono talmente tanti che non li facciamo, fanno schifo, cara. Cioè, ma fanno D'accordo, io schifo. sono d'accordo. Che sono arrivati alla posizione di potere, non la mollano manco se gli spari, guadagnano 100 volte quello che guadagna uno di una o due generazioni sotto a fare la stessa cosa. Ma non gliene frega niente, non so come dire neanche di metterla sul piatto della discussione, e sono ormai delle figure televisive o giornalistiche e tutto quanto, e niente, dei valori di cui hanno parlato per alcuni anni non è rimasto niente.